Quando mi dicono te ce l'hai col Vaticano, ce l'hai con la Chiesa, io non ce l'ho con la Chiesa, innanzitutto voglio dire questo, perché io rispetto cancellare, anche se domani arriviamo alla verità, non posso cancellare quello che ci è stato fatto. Grazie davvero. Rebecca, Papa Francesco in questi ultimi 10 anni non ha espresso una parola sulla vicenda di Emanuela, non ha mai voluto incontrarci, ha alzato il muro più di altri e per questi 10 anni lui si è reso complice. Ora però è lui che può farmi cambiare idea, perché lui da adesso ha in mano questa situazione, è lui che ha fatto aprire questa nuova inchiesta. La speranza c'è sempre, certo la delusione continua, le illusioni e le disillusioni continuano sempre, perché ce ne sono state talmente tante, di questo adesso ci vado sempre un attimo, questa apertura in chiesa, sono contento però ci vado con molta attenzione. Grazie. Che la partecipazione possa sbloccare la situazione? No, non lo penso. Sono vissuta, cresciuta in Vaticano, il Vaticano quando non vuole dire le cose non le dice. Certo è che comunque l'insistenza di Pietro in questi 40 anni e di tutta la famiglia li ha un po' scoraggiati, forse all'inizio potevano pensare che avrebbe desistito, invece comunque ha continuato, è andata avanti. Accettata, non abbiamo potuto fare le annunce, l'abbiamo fatta il giorno dopo. Deve anche cambiare questa legge. Esatto. Deve...